Salve a tutti, benvenuti al corso d'italiano B1. 大家好，欢迎来到意大利语 B 级别教程。Io sono Susi. Lezione 28. Il superlativo relativo. 相对最高级。Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo a vedere il superlativo. Diverso da quello assoluto, parliamo del superlativo relativo. 大家好，今天我们继续来看最高级。我们将一起来学习相对最高级。使用相对最高级的时候呢，一定有一个比较范围，这是它不同于绝对最高级的地方。如果我们现在针对上海的经贸大厦421米，上海环球金融中心492米和上海中心大厦632米，也就是三座大厦的高度来进行描述，我们可以怎么说呢？是不是可以说 La Jingmao Tower, lo Shanghai World Financial Center e la Shanghai Tower sono tre grattacieli altissimi? 这里我们用了绝对最高级 altissimi, 经贸大厦、上海环球金融中心和上海中心大厦是三栋非常高的摩天大厦。La Jingmao Tower è alta, ma lo Shanghai World Financial Center è più alto di esso. 这里我们使用了比较级，经贸大厦很高，但上海环球金融中心比它更高。E la Shanghai Tower sarà più alta dello Shanghai World Financial Center. 这里呢，我们也使用了比较级，上海中心大厦将比上海环球金融中心更高。在这三栋大楼里，唯属上海中心大厦最高咯。那么这里就需要用到相对最高级了，因为有比较范围，也就是在上海的经贸大厦、上海环球金融中心和上海中心大厦之间，上海中心大厦最高。我们先来看一下相对最高级的结构。相对最高级呢，一般有定冠词 articolo determinativo 加上副词 più 或者 meno，再加上形容词 aggettivo， 再加上名词，然后加上前置词 di、tra、fra， 加上比较范围。定冠词和形容词的变位呢，由形容词后的名词决定。但是形容词后的这个名词呢，有时候呢也可以被省略。这个时候呢，我们要看人称主语。我们以形容词 bello 为例。来看一下，如果修饰的是阳性单数名词，我们可以用 il più bello 或者 il meno bello。 如果修饰的是阳性复数名词，我们可以用 i più belli 或者 i meno belli。 如果修饰的是阴性单数名词，我们用 la più bella或者 la meno bella。 如果修饰的是阴性复数名词，我们用 le più belle 或者 le meno belle。 如果比较范围为一个整体的人群或事物，那么我们用前置词 di 来引出。如果比较范围为多个人或事物中呢，我们用 tra 或 fra 引出。tra 和 fra 意思相同，用两者中的哪一个呢？没有具体规定，就要看在句子中念起来哪个更顺更好听了。那么按照刚刚所提及的相对最高级的结构，上海中心大厦是三栋摩天大楼里最高的，我们可以写成 La Shanghai Tower sarà il più alto palazzo fra questi tre grattacieli。接下去呢，我们再来举一些例子。L'appartamento è il più ampio dell'edificio。这套公寓是整栋楼中呢最明亮的。为避免重复，这时 la più ampio 后面呢不需要再加名词 appartamento。Natalia è la più brava ragazza della classe。Natalia 是班级中最出色的女孩。
这里的 ragazza 呢也可加可不加。Maria e Angela sono le più intelligenti ragazze fra noi. Maria 和 Angela 是我们中最聪慧的。这里的 ragazze 呢同样也可省略。前置词呢既可以用 fra 也可以用 tra。Mio figlio è meno grasso della mia famiglia. 我的儿子是家里最不胖的。Questi posti sono i meno inquinati della zona. 这些是本地区中污染最少的地方。La Ferrari F12 è la più veloce di tutte. 当所指的范围针对所有 tutte, 那么 tutte 也可以省略。La Ferrari F12 è la più veloce. 法拉利 F12 是最快的车。有时呢，为突出主语具体在哪方面最怎么怎么怎么样，则要在形容词后面呢加上名词。Shanghai è la più moderna città di Cina. 上海是中国最现代化的城市。Matteo è il più esperto musicista dell'orchestra. Matteo 是乐队中最有经验的音乐家。当然，以上相对最高级的结构呢，也可以是定冠词 articolo determinativo 加上名词，再加上副词 più 或者 meno， 再加上形容词 aggettivo， 再加上前置词 di tra 或者 fra， 再加上比较范围。我们一起来改写一下上文中所列举的五个例子。La Shanghai Tower sarà il palazzo più alto fra questi tre grattacieli. È l'appartamento più ampio dell'edificio. Natalia è la ragazza più brava della classe. Maria e Angela sono le ragazze più intelligenti fra noi. Mio figlio è il membro meno grasso della mia famiglia. Questo è il posto meno inquinato della zona. La Ferrari F12 è la macchina più veloce di tutte. Shanghai è la città più moderna di Cina. Matteo è il musicista più esperto dell'orchestra. 那么，如何针对相对最高级提问呢？也就是如何询问哪个是什么中最怎么怎么样的，或者谁是什么什么人中最怎么怎么怎么样的。我们一起来看一下格林童话《白雪公主和七个小矮人》当中恶毒的皇后是怎么来询问魔镜谁是王国中最美丽的。 Specchio, specchio, delle mie brame, chi è la più bella delle reame? È lo specchio.Mia signora, voi siete la più bella, ma Biancaneve, che vive nel bosco con i nanetti, è mille volte più bella. 皇后用了疑问词 chi, chi è la più bella del reame? 魔镜说，在王国中您是最美的，但在树林中和小矮人一起生活的白雪公主要比您美一千倍。那么，针对上文第四句中，Maria 和 Angela sono le ragazze più intelligenti fra noi. 怎么询问谁是我们中最聪慧的女孩呢？我们同样用疑问词 chi. Chi sono le più intelligenti ragazze fra noi? Chi sono le ragazze più intelligenti fra noi? 回到上文中提及的经贸大厦、上海环球金融中心和上海中心大厦。我们如何询问哪座大厦是他们中最高的呢？这里呢，用疑问词 quale。Qual è il più alto fra questi tre grattacieli？或者 ，Qual è il più alto palazzo fra questi tre grattacieli？接下去，请同学们呢用相对最高级来填空，并选出正确的答案。看看大家是否都了解意大利呢？
Qual è il più lungo fiume d'Italia? Qual è il fiume più lungo d'Italia? Qual è il più grande lago d'Italia? Qual è il lago più grande d'Italia? Qual è la più popolosa città d'Italia? Qual è la città più popolosa d'Italia? Qual è il più alto monte d'Italia? Qual è il monte più alto d'Italia? Qual è la più piccola regione d'Italia? Qual è la regione più piccola d'Italia? Qual è la più grande regione d'Italia? Qual è la regione più grande d'Italia? Qual è la più antica università d'Italia? Qual è l'università più antica d'Italia? Da家都做对了吗？我们一起来了解一下。Il fiume più lungo d'Italia è il Po, con 652 km, è anche il fiume italiano con il maggior bacino idrografico. La sua sorgente è in Piemonte, a Pian del Re, e dopo aver bagnato quattro regioni, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, cinque capoluoghi di provincia, Torino, Pavia, Piacenza, Cremona e Ferrara, sfocia nel Mar Adriatico. 全长652公里的波河呢，是意大利最长的河流，也是流域面积最大的。源于皮耶蒙特大区的 Pian del Re，流经皮耶蒙特、隆巴尔迪亚、Emilia-Romagna 和 Veneto 四个大区和五个省会的省府：Torino、Pavia、Piacenza、Cremona 和 Ferrara 流入 Mar Adriatico 大海。Bacino idrografico 流域面积，sorgente 阴性名词源头，le sorgenti di un fiume 河流的源头，l'imperialismo è sorgente di guerra。帝国主义是战争的根源。Sfociare 不及物动词，流入、注入。I fiumi sfociano nel mare，江河流入大海。Il lago più grande d'Italia è il lago di Garda, o Benaco, con una superficie di 370 km quadrati. Si trova tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Prende il nome da omonima cittadina sulla sponda veronese del lago. I fiumi emissari sono 25, di cui il principale è il Sarca, mentre l'emissario è uno solo, il fiume Mincio. Nel lago ci sono 5 isole. Le più grandi sono l'isola del Garda e l'isola di San Biagio, raggiungibili a piedi nei periodi di secca. Il secondo lago più grande d'Italia è il Lago Maggiore, mentre il terzo è il Lago di Como, che detiene però il primato di lago più profondo d'Italia. Italia 最大的湖泊为370平方公里的 Lago di Garda，位于 Lombardia、Veneto 和 Trentino Alto Adige 三个大区之间，与坐落于湖边的维罗纳城市 Garda 同名。流入湖泊的河流呢有25条，主要是萨尔卡河，而流出的呢只有一条河流 Mincio。在湖中呢有5个岛屿，最大的是 Isola del Garda 和 Isola di San Biagio。在浅滩的时候呢可以走到。第二大湖泊呢为 Lago Maggiore，第三大呢为 Lago di Como。Lago di Como 呢同时也为意大利最深的湖。Omonimo。形容词，同名的，due persone omonime，两个同名的人。Como è una città situata sulla riva del lago omonimo。Como 这个城市坐落于其同名的湖畔。Sponda 阴性名词，岸、滨。La sponda del lago
湖滨。Emissario 阳性名词，流入湖泊的河流。Emissario 排水渠，流出的河流。Detenere 保持，占有。Detenere il primato mondiale 保持世界冠军。La città più popolosa d'Italia è Roma, la capitale, con 2.743.796 abitanti. Il comune di Roma si estende su una superficie di 1.285 km quadrati, il che lo rende il comune più esteso d'Italia. Roma è anche la città con la più alta concentrazione di beni storici e architettonici al mondo. E dal 1980 il suo centro storico e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 人口最多的城市呢为罗马，拥有274.3796万人。罗马市占地1285平方公里，使它成为意大利最大的城市。罗马也是世界历史及建筑遗产最集中的城市。1980年呢，它的市中心成为了联合国教科文组织下的世界人文遗产。La montagna più alta d'Italia è il Monte Bianco, con i suoi 4.810 metri SLM d'altezza. Si trova nelle Alpi Graie, al confine tra la Valle d'Aosta e la Francia. Oltre ad essere la montagna più alta d'Italia, è anche il punto più elevato dell'interna catena alpina e dell'Europa. Al secondo posto, il Monte Rosa. 意大利最高的山峰呢为4810米的 Monte Bianco， 位于意大利 Valle d'Aosta 和法国边境间的 Alpi Graie 山脉，也是阿尔卑山脉和欧洲最高峰。 Monte Rosa 呢则是意大利第二高峰。SLM 海平面 Livello del mare Oltre a 除什么什么以外。 Natalia Portman Oltre a essere un'attrice di talento è anche una regista ambiziosa. Natalia Portman 不仅是一位有才华的演员，也是一位雄心勃勃的导演。 La regione più piccola d'Italia è la Valle d'Aosta, con una superficie di 3.263 km². La Valle d'Aosta è anche la regione meno popolata d'Italia, con 127.866 abitanti. Si tratta dell'unica regione Italia che non è suddivisa in province. La seconda regione più piccola è il Molise, con una superficie di 4.438 km². Terza la Liguria, con 5.422 km². Italia 最小的大区为3263平方公里的 Valle d'Aosta 也是意大利人口最少的大区，也就127866人，是意大利唯一没有分割为省的大区。排名第二的最小大区为 Molise 4438平方公里，第三位呢为5422平方公里的 Liguria。 La regione più grande d'Italia è la Sicilia,con una superficie di 25.711 km². La regione Sicilia è costituita oltre che dall'isola Sicilia, che con 25.426 km² è la più grande isola italiana, dall'arcipelago delle Eolie e Ustica a nord, quello delle Egadi ad ovest, nonché le Pelagie e altre isole minori a sud.La seconda regione più grande d'Italia è il Piemonte, che occupa un'area di 25.402 km². La terza è la Sardegna. Italia 最大的大区呢为西西里，面积25711平方公里。西西里大区除了有25426平方公里的西西里本岛，还有北部的 Eolie 和 Ustica 群岛。西部的 Egadi 群岛及南部的 Pelagie 和其他小岛。第二大大区呢为拥有25402平方公里的 Piemonte
di Santana o Sardegna. Arcipelago, yangxi mingzi, qingdao, nonché. Lianci, yiji, ye. Per risolvere questo programma, mi sono rivolto al comune, alla prefettura, nonché al tribunale. 为了解决这个问题，我去了市政厅、行政公署以及法院。 L'Alma Mater Studiorum di Bologna è stata fondata nel 1088, è il più antico ateneo del mondo occidentale, il più prestigioso in Italia. 成立于1088年的 Bologna 大学是西方大学中最古老的, Italy 最有声望的大学, Ateneo, 阳性名词, 大学, 高等院校。 怎么样,这样一听, 大家是不是对意大利又有所了解了呢? 今天的课程呢,快要结束了,大家还记得相对最高级的形式吗? 定冠词 articolo determinativo 加上副词 più 或者 meno 加上形容词 adjettivo 加上名词 再加上前置词 di 或者 tra 或者 fra 引出比较范围 定冠词 articolo determinativo 加上名词 加上副词 più 或者 meno 再加上形容词 adjettivo 再加上前置词 di 或者 tra 或者 fra 再引出比较范围 OK 今天呢就讲到这里，下一堂课呢，我们将针对比较级和最高级的特殊形式进行分析。Alla prossima puntata, ciao!